Eccomi di nuovo qui, come vedete c'è una novità, è il mio microfono, devo dire grazie a Matos, Matteo Rabaglia che me l'ha regalato, ed è un attrezzo che mi servirà sicuramente tanto perché a detta di qualcuno, nei video precedenti l'audio era un po' basso, quindi con questo microfono dovrei aver risolto, quindi da oggi mi sentirete sicuramente meglio di prima. E poi, come ogni opinionista e giornalista che si rispetti, è giusto che anch'io abbia il mio strumento di lavoro e da oggi ne vado fiero ed orgoglioso. Quindi, grazie a Matos. Oltre a Matteo Rabaglia, voglio ringraziare anche due persone in particolare, che sono Tiziana Celestri e Andrea Murgia, che assieme a Matteo sono le persone che più mi stanno sostenendo e dando consigli in questa mia nuova avventura. Quindi, grazie di cuore a tutti e tre. Fatta questa premessa, partiamo con la nuova rubrica che è il punto secondo query e sarà una rubrica che riguarderà le opinioni e i commenti che farò sull'ultima giornata di campionato. Quindi partiamo con la 29esima giornata, che ha visto le vittorie delle prime due della classe, quindi hanno vinto sia Juve che Napoli. Devo dire che la Juve aveva un impegno più ostico in confronto al Napoli perché doveva incontrare il Sassuolo, che è la vera e propria rivelazione di questo campionato, sta facendo un campionato strepitoso, se l'è cavata egregiamente la vecchia signora, con un grandissimo gol di Dybala che ha sfornato un tiro all'incrocio dei pali, semplicemente fantastico. L'argentino non è nuovo a queste prodezze, già altre volte quest'anno ha deciso le partite per la Juve. Il Napoli ha tenuto botta, ha vinto a Palermo. Non è stata una vittoria proibitiva, sinceramente, era abbastanza scontato che il Napoli vincesse a Palermo che è in caduta libera, però comunque ha fatto una vittoria esterna col solito Higuain, il Pipita continua a segnare, diventerà sicuramente il capocannoniere del campionato. Tornando indietro, facendo un passo indietro sulla Juve, da rimarcare che Buffon ormai è chiaro, a meno che il Torino non faccia un gol nei primi 3 minuti del prossimo derby, cosa abbastanza improbabile che il Toro faccia gol a questa Juve nei primi 3 minuti, il record di imbattibilità di Sebastiano Rossi del 1994 sarà battuto da Buffon. Quindi complimenti a Buffon e complimenti alla Juve, soprattutto alla difesa della Juve che ha dato una mano anche al portierone della nazionale su questo record. Il Napoli deve secondo me sperare di recuperare lo svantaggio di 3 punti nelle prossime 5 giornate, perché la Juve nelle ultime 3 partite avrà degli scontri con o delle squadre già salve o delle squadre già in Serie B, quindi farà secondo me 9 punti sicuramente. Quindi se non recupera nelle prossime 5-6 giornate sarà difficilissimo che il Napoli possa vincere questo campionato. Dovrà sperare che la Juve perda punti in strada causa Champions, quindi si deve augurare che la Juve batta il Bayern Monaco, che elimini il Bayern Monaco. Comunque Napoli le sue buone chance, secondo me, ce l'ha, quindi fa bene a crederci ancora. Fronte Champions, ottava vittoria consecutiva per la Roma di Spalletti, un allenatore che ha cambiato radicalmente la Roma. Secondo me, se Spalletti fosse arrivato un mese prima, la Roma secondo me sarebbe in lotta per il titolo con Napoli e Juve, perché non è inferiore come qualità complessiva alle prime due della classe. Devo dire che vabbè, Udine anche per la Roma è stato abbastanza facile, perché anche l'Udinese come il Palermo stava andando veramente male. Fronte Champions, una buona vittoria dell'Inter che ha regolato il Bologna in casa, non era una vittoria scontata neanche qui perché il Bologna con Donadoni sta facendo veramente bene quest'anno. Ho visto una miglior manovra, un po' più fluida, un po' più veloce rispetto alle ultime settimane per la squadra di Mancini. C'è qualcuno che spera ancora nel terzo posto, sicuramente sarà decisiva la prossima partita c'è Roma-Inter, quindi se l'Inter dovesse vincere a Roma, cosa abbastanza improbabile, però se dovesse farcela, riaprirebbe i giochi completamente per la terza piazza. Se invece dovesse pareggiare o perdere, credo che il terzo posto sia proprio appannaggio completamente della Roma. La Fiorentina, grande delusione di questa giornata, ha pareggiato in casa col Verona. Io pensavo che i Viola facessero un sol boccone dei Veneti, invece merito veramente al Verona che ha avuto un sussulto d'orgoglio, ha strappato un punto a Firenze che probabilmente non servirà a niente per la classifica, però complimenti al Verona, veramente. Andando nella zona calda, nella zona per non retrocedere, importantissima vittoria del Carpi contro il Frosinone.
Io credo che alla lunga l'esperienza di certe squadre a lottare per non retrocedere avrà il suo peso. Quindi anche se Udinese e Atalanta sono state risucchiate nella lotta a salvezza, secondo me il mio pronostico è che loro si salveranno e probabilmente non me ne vogliano i tifosi di queste squadre, ma probabilmente andranno in Serie B oltre al Verona, che secondo me è ormai spacciato, il Carpi e il Frosinone. Però vedremo come andrà a finire anche la lotta per non retrocedere. Sicuramente queste squadre ce la metteranno tutta, quindi vedremo come andrà nelle prossime settimane. Bene, abbiamo terminato il punto secondo query della 29ª giornata. Vi aspetto alla 30ª con questa nuova rubrica. Continuate a seguire il canale e a condividere. Ciao a tutti, alla prossima!